stanno molto male. Capito un po'? Tieni gli occhi aperti, stanno troppe guardie. Così diceva l'ex assessore del comune di Boiano a chi si muoveva per prendere la coca necessaria alla piazza, consigli e suggerimenti per depistare controlli e accertamenti di cui aveva sentore. E chi da Boiano o da Campobasso era destinato nei piani dell'associazione a spostarsi verso Napoli per comprare coca da portare in Molise, racconta con meraviglia e incredulità il suo arrivo davanti la casa dei boss. Aveva le persone davanti casa con i mitra, sembrava di entrare in un carcere. Racconti al telefono che bene danno l'idea di cosa c'è dietro, non al piccolo spaccio, ma a vere e proprie strutture criminali organizzate in modo piramidale, con un capo al vertice e una serie di livelli sottostanti propedeutici tra di loro. Operazione Piazza Pulita, coordinata dalla distrettuale antimafia con i carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e gli uomini della Guardia di Finanza, ha smantellato per la prima volta in Molise chiari tentativi di insediamenti camorristici. Il canale per farlo è sempre la droga, perché qui come altrove se ne consuma tanta, troppa. Noi abbiamo un difetto, che è il difetto che ha tutta l'Italia, cioè c'è tanta droga che viene consumata e quindi, come dire, queste persone ovviamente hanno un interesse economico a venire di qua, insomma, e svilupparsi in questo territorio. Ma in Piazza Pulita Carabinieri e Finanza hanno ratificato a colpi di indagine trascritta in quasi 5.000 pagine che il Molise non fa gola soltanto alla camorra. Parliamo di camorra, ma ci sono altri esponenti della camorra, dell'andrangheta, della società foggiana, tutti che vengono nel Molise per vendere droga. Criminalità che possiede migliaia di euro da investire, denaro sporco che in Molise Carabinieri e Finanza hanno scoperto veniva riciclato con attività commerciali e soprattutto con il mercato del pellet, di cui il boss insediatosi a Boiano, principale indiziato dell'inchiesta, ambiva a monopolizzare il mercato in tutto il centro-sud. Noi abbiamo intercettato esponenti della criminalità organizzata che portavano denaro, quindi liquidità, contanti all'interno di una società che si era posto l'obiettivo di diventare monopolista nella nostra regione ed estendersi in tutto il sud Italia. Loro sfruttavano l'intimidazione del metodo mafioso perché avevano anche la disponibilità di armi, quindi non era solo un traffico di droga, uno spaccio di droga, ma era anche intimidire per poi compiere anche estorsioni e impadronirsi totalmente del territorio. La condotta dei molisani però non era gradita a chi è abituato ad altri territori e dinamiche. Qui in Molise denunciano troppo, dicono al telefono. Abbiamo però il pregio di essere una regione ancora fatta da uomini liberi che pronti a denunciare eventuali estorsioni, minacce o altro. E questo vi garantisco, nelle dichiarazioni, negli interrogatori, nelle intercettazioni, costituisce il principale baluardo per la criminalità. Lo dicono espressamente, qua non è come a Caserta, qua non è come a Foggia e a volte delle attività di estorsione che noi magari stiamo monitorando per intervenire non vengono nemmeno posti in essere per il timore delle denunce. Una fortuna, storicamente i molisani non piegano la testa davanti al soprusio e all'abuso e per fortuna continuano a non farlo, consentendo, come in questo caso, di smantellare tre organizzazioni criminali pronte a tutto.